Buongiorno, si sta ripetinando. Sì. Buongiorno, bentornato. Tu sei buongiorno. Appena si apre la ripresa, spettina la gabbia. Buongiorno, certo. Gabbia. Buongiorno. Bentornati, Cibba Chic. Andiamo a vedere una cosa molto semplice, molto veloce. Sì, veloce buonissima. E molto cheap, assolutamente. Fatta con le mie adorate ciliegie. Sì. Finalmente siamo arrivati a fine giugno, maggio. Giugno. Esatto, e sono bicchieri di ciliegie e crescenza. Facilissimi da realizzare, certo. Velocissimi, molto gustosi e possono essere una colazione, una merenda, un fine pasto non molto dolce, okay. Uno spuntino. Partiamo. Via. Ecco qui i nostri ingredienti, siamo passati dalla precedente ricetta di 2 settimane fa della Summer Salad col tavolo pieno di ingredienti, mentre oggi siamo abbastanza ridotti. Certo, ingredienti per 2 persone. Sì. Abbiamo 150 grammi di crescenza, o anche detto, che si chiama anche stracchino. No, dipende dalle regioni. Una ventina di ciliegie duroni. Duroni? Sì. Ok, che bello. 2 o 3 taralli. Sì. Per la parte croccante. Un pochino di basilico e un pochino di origano freschi. Dov'è l'origano? È questo qui. Ah, non avevo visto la differenza di verde. Sì. E olio e pepe. Molto bene, partiamo con la lavorazione. Partiamo vedendo questo aggeggio, Gabri. È un denocciolatore che serve sia per le ciliegie che per le olive. Ah, perfetto, per togliere. Agevolmente, chiaramente chi non l'avesse a disposizione può utilizzare il coltello normalmente. Il nocciolo, intendevo, esatto. Per togliere il nocciolo, ma è in commercio dove? Sì, sì, si vende nei negozi di casalinghi, al supermercato. Ah, è ovunque, ok. Sì, sì, sì. Partiamo. Dobbiamo denocciolare le ciliegie. Ok. Posizioniamo la nostra ciliegia. Ed eliminiamo il nocciolino. Hai visto come si fa? Eccoci che siamo arrivati alle ultime 3 ciliegie denocciolate. Dicevi che questo può servire anche per le ciliegie sotto spirito per fare i boeri. Certo. Che è stata una nostra ricetta di qualche settimana fa. Certo. Allora. Adesso tagliamo. Sì. Le ciliegie. A metà. Eccole lì. Eccole qui, denocciolate e tagliate le nostre ciliegie. Andiamo a prendere la crescenza o stracchino, che dir sì, si voglia. E la mescoliamo perché? Un po', perché poi la mettiamo nel sac à poche e ci serve per impiattare in modo un pochino più carino. Ok. Allora. Prepariamo il sac à poche. Il sac à poche con la nostra crescenza o stracchino all'interno. È pronta. Ok. E adesso tritiamo un pochino di basilico e un pochino di origano. Ecco qui, pronto il nostro basilico e... Origano. Freschi. Quindi ci siamo, mancano i taralli nei nostri bicchieri. Certo. Andiamo a prepararli. Allora, sbricioliamo i taralli che fanno la parte croccante, diciamo. Mm-hmm. E rimangono sul fondo. Sul fondo. Perfetto. Eccoli qua, i nostri taralli sono nei bicchieri. Mettiamo un po' di crescenza. Sì. Perfetto. Mettiamo un pochino
di erbette tritate. Ok. Un pochino d'olio. Goccio d'olio. Di oliva extravergine. Di oliva extravergine di oliva ed aggiungiamo le ciliegie. Ed eccoci qui, i nostri bicchieri con crescenza e ciliegie sono pronti da mangiare. Certo. Adesso ci abbuffiamo. Grazie Gabri. Grazie a te. State con noi, iscrivetevi al canale Cibat Chic. Ci rivediamo fra una quindicina di giorni. Certamente. Con una ricetta? Non so ancora, vedremo. Bye bye. Ciao.